Pronto? Pronto? Oi, Bia. Oi, siente. Principale. Se gli è parlato una cosa. A disposizione, principale. C'è un'opportunità di soldi che ci si faccia ricoverare di Covid all'ospedale. E quindi, principale? Non è che tieni voglia che ti facciano un poco di soldi a gratis. Sì. Sei sempre stato leale con me. Sì. Quindi da questi tempi di incertezza per voi, se posso dare una mano lo faccio volentieri. No. Grazie, principale. È come possibile, principale? Pure io posso pigliare questi soldi, allora? Ti ho fatto conoscenza all'ospedale. Vabbè, non so cazzi due. Sì. Però pare che c'è un bonus elargito dalle Nazioni Unite. Bella madonna. Che ogni ricoverato di Covid ricevono 40.000 euro. Una cosa del genere. A paziente. Cazzo. Io mi piglio l'80%. L'ospedale lo 15%. E per teste un 5%. 40.000 euro. E cazzo, principale. Quindi mi serve che chiamo all'ospedale. E dici che sono un sacco di infetti allo fagianuario. Ok. Ma non arriva l'ambulanza, non ti preoccupare, pigliano tutti. Tutto pigliano. Tanto ci puoi farci ricoverare qualche buona amico tua, ma deve essere buona. Sì. Chiamalo. Fallo venire allo fagianuario. Tanto qua c'è la vinnegna per tutti. Aspetta, ma io non ci trovo. Via? Porca la zoccola scantata di un culo e dennante. Li muerte delle tre puttane dello Pandoro. Principale, da scusa, ma gli ho perso 80 euro. 80 euro? Ne sono certo. Mi sa che gli ho perso proprio quei 80 euro di Cristo, mannaggia Dio. Ma sei sicuro? Mannaggia la puttana di zia Carlotta. Mannaggia. Vedi, intra e fuori un locale, Bia. Tanto stiamo coperti pure con la polizia. Puoi sì. A sé senza problemi. Ti ho già guardato. Non so, c'è altro posso guardare, principale. Non è una scusa per chiedere soldi, principale. Non ci sono un tipo del genere. Sì, ma ci vuoi aiutato? Ma da dire esattamente tutti i passaggi che hai fatto, di casa fino allo fagianuario. Chi ho uscito di casa, chi ho chiuso la chiave alla porta, chi ho picchiato le soldi e l'ho chiuso dentro un depliante dello supermercato. Piccinta mi stai grattava le palle con l'altra mano e lo portafoglio non ce lo poteva a sé. Sei sicuro che non hai lasciato a casa le soldi, Pier? Ma io sono sicuro che l'hai portato le soldi, mannaggia Cristo che da nascere ancora. Ma non ci sono da le soldi. Non ci sono soldi, Bia. È pure una stanca, una vanna. Ti ho fatto controllare tutte le videocamere. Non ci sono soldi, Bia. Vabbè, principale, sarà che l'ho lasciata a casa. Pizzarro! C'è quarto in mano. No, ehi, fate le uecchie. Ma tu le chiavi? Stavo volando mezzo la strada. Insieme hanno depliante sul supermercato. Che cazzo, pure io tenevo depliante sul supermercato. Sì, vabbè, non è che mo mettono soldi in tutti i deplianti. C'è sì, mongoloide. Quanta so? Vi tu, case leggere. Pizza, qua parlano 80 euro. Uno da 50, uno da 20 e l'altro da 10. Siamo fuori, ciao. Scunni. Dove stai un lampione? Vediamo, so vero. Pizza, mo c'è scienziato. Cato quello lampione, controllo ci risolto so vere. Ci pago, non capisce niente. Ci so false, c'è facile. Ci studo lo lampione. Usi i soldi qua, sto dico, carnale. No, pizza, non te calmi. Pizza, compa, qua stiamo buoni fino a dopo Pasqua. Capisco 5 euro, 50 centesimi in terra, ma 80 euro. Questo è dell'universo che ne stai seguita. In forma che ne seguita, ne c'è i soldi. E c'è ma famo? Questi soldi ne potremmo fare una vita nuova, Aspetta, qua i torni non mi contano. Sto depliante l'ha chiuso troppo cato con lo pede prima all'entrata, mannaggia io. Che poi 80 euro, no? Magari potevano essere 100 oppure 50. Cioè, qua mi puzza da trappola. Vabbè, l'hanno trovato, nessuno l'ha cercato. Che cazzo mi fa la mascetta? Tieni ragione. C'è in casa di una trappola, allora qua bisogna spartere, ma con lo muero. Non è che potremmo fare le cose a capocchia. Facevo mezzo peduno, no? Pari e patta. No, perché ci spartimo pari e dici che face male all'economia, allo Wall Street. Allora quanta cazzo mi affamo? Facciamo 50 a me e 30 a te. Va bene. Beh, oi, ne vediamo domani. A sparare tu dici d'un culo. A muere, sarti a poco.